Adesso ragazzi è ufficiale, ha fatto anche il comunicato la Fiorentina qualche secondo fa. Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina, lo sarà da domani, 1° luglio 2021, fino al 2023, con opzione per il terzo anno anche, eventualmente per una qualificazione europea, questo immagino. Sono molto contento, come sapete, di questo annuncio, perché comunque era tanto, non se ne poteva più, c'erano i giornalisti che dicevano: arriva oggi, arriva domani, domani c'è l'ufficialità, l'altro ieri c'è stata questa e questo e quest'altro. Oggi sì, finalmente, sono anche contento per questo, perché finalmente un pochino su questo fronte almeno ci sta un po' di quiete, perché non se ne poteva più. Adesso ovviamente inizierà il ciclo del calciomercato, come è naturale aspettarsi, ma intanto una cosa fatta a capo A, come si dice, no? Quindi, Vincenzo Italiano, nuovo allenatore della Fiorentina, è stato risolto anche il nodo dello staff. Questa era una delle mie preoccupazioni, avevo esternato nello scorso video. Al club ligure andrà Petko Ristov, che è un difensore, se non sbaglio, correggetemi nei commenti, bulgaro, che era della Primavera. Come al solito, ragazzi, ovviamente vi invito a mettere mi piace al video, a condividerlo, a iscrivervi al canale e, come vi ho già suggerito prima, a commentare le vostre sensazioni, cosa ne pensate di questo approdo dell'allenatore ex Spezia oramai sulla panchina della Fiorentina. Tutto ovviamente è stato risolto nella legalità più completa, mi verrebbe da dire, anche perché pare, girava voce, che la FIGC stesse aprendo un fascicolo per quanto riguarda la questione Fiorentina-Italiano, perché apparentemente non si può contattare un allenatore mentre è in forza a un'altra squadra. Ora, su questo io non entro in merito, so per certo però che nel contratto che Vincenzo Italiano aveva firmato con lo Spezia settimana fa era presente una clausola rescissoria da 1 milione di euro. Le clausole rescissorie vengono inserite nei contratti apposta perché, se arriva una squadra e ti paga quella cifra lì, saltano le contrattazioni per quanto riguarda il prezzo del cartellino, eccetera, eccetera, e si va direttamente al colloquio per quanto riguarda lo stipendio, per intenderci, no? Qual era il problema? Il problema era che nella clausola da 1 milione di euro era compreso solamente il cartellino, se così lo si può chiamare, di Vincenzo Italiano e non quello dello staff. Quindi le trattative sono state lunghe per questo motivo qui, perché lo staff andava, diciamo, comprato in un altro modo. Quindi è avvenuto uno scambio, così come vi ho detto all'inizio, alla pari, quasi più o meno, che la Fiorentina riceve gli 8 uomini di Italiano, 7, non so quanti siano, e allo Spezia va Petko Ristov, appunto. Per quanto riguarda le mie considerazioni, ragazzi, sapete che sono abbastanza contento di questo allenatore. Non sono contento di tutte le voci che sono rincorse in questi giorni, che dice arriva Ricci Maggiore, arriva Saponara, eccetera, eccetera, perché quelle si facevano anche con Gattuso. Viene Bakayoko perché l'ho allenato, viene Çalhanoğlu perché l'ho allenato, viene Demme perché l'ho allenato, viene Isai, viene Maximovic, eccetera, eccetera. Queste sono voci di rito, come sempre, per tutti gli allenatori, che vengono fatte puntualmente quando arriva a prodo un nuovo allenatore su una qualsiasi panchina. Quindi a quelle voci lì io ci credo il giusto. Sono contento che la Fiorentina lo abbia annunciato adesso, perché il contratto è in vigore da domani, se non sbaglio, dal 1° luglio, e sarà a questo punto, spero, salvo ripensamenti eventuali, ma spero, stavolta mi auguro veramente di no, sarà ufficiale a quel punto. E da domani, ragazzi, inizia anche il calciomercato dal 1° luglio, quindi verranno fatti magari nomi più congeniali al mondo della Fiorentina, nomi più adatti alla sfera di Vincenzo Italiano. E tra l'altro oggi terminano anche i contratti dei vari Borca Valero, Ribéry, Maxi Oliveira, Essérik, Barreca, Malquita, eccetera, eccetera. Quindi già da domani inizia la nuova Fiorentina, finalmente. Come vi ho già detto, è il mio periodo quasi preferito dell'anno. Diciamo che la mia stagione si divide già al 50% ora, e poi il restante si giocherà sul rettangolo, ovviamente. Da domani inizia la vera progettualità della Fiorentina e speriamo, speriamo che vada tutto per il verso giusto, come mi auguro io. Per quanto riguarda i pro e contro di Vincenzo Italiano, magari ne farò un video domani un pochino più a mente fredda, analizzando i vari moduli, i pro e contro dello Spezia anche di quest'anno, vedere un po' come ha giocato, come giocano le squadre di Italiano, un allenatore con esperienze, comunque da gavetta, così le definirei, anche perché ha allenato il Trapani, se non sbaglio, poi con lo Spezia è salito in B, poi in A, e addirittura ci è rimasto in A convincendo, addirittura, esprimendo del bel calcio anche contro squadre di alto livello, anche squadre più blasonate. Quindi sicuramente è un allenatore che, a prescindere dai giocatori che ha, a prescindere dai mezzi
a sua disposizione tenta di esprimere il calcio migliore e questo mi fa assolutamente sperare bene. Tra l'altro, parere mio, ci vedo qualche analogia, io, insomma, cerco sempre di fare questi paragoni, forse un po' dato il mio romanticismo verso la squadra, ma ci vedo delle somiglianze rispetto al periodo Montella. Se vi ricordate, anche lei la Fiorentina arrivava da stagioni per niente convincenti, se non sbaglio arrivava da una salvezza raggiunta in extremis con Guerini in panchina nelle ultime giornate contro il Lecce, si vinse se non sbaglio, e poi arrivò Montella, allenatore anche lui emergente in quel caso, e si fece un triennio bellissimo che culminò con quella semifinale di Europa League, tra l'altro. Chissà che la Fiorentina non possa ripetersi ugualmente, magari arriviamo da 2 anni che sono stati per niente esaltanti e riparte il nuovo ciclo con l'italiano, giocatori giovani, funzionali al progetto, niente più parametri zero magari presi così tanto per il nome e per la figurina. E quindi insomma spero che un qualcosa del genere possa accadere anche con Vincenzo Italiano. Per quanto riguarda la questione Ribéry, che oggi è scoppiato il caso sui social, Frey che lo sponsorizza, Tony che fa altrettanto e che ammonisce la società perché dice che non ci si può comportare così, io come sapete sono favorevole a uno svecchiamento doloroso, quindi avrei detto Borca Valero, via non glielo rinnoviamo. Sono cinico su queste cose, lo ammetto, sono molto cinico su queste cose, però va visto anche cosa sarà la Fiorentina tra 3 anni? Può la Fiorentina tra 1 anno, 2 anni, 3 anni poggiare ancora su figure come Ribéry? A parer mio no, c'è chi dice che sì, lo potevi relegare a un ruolo di gregario, comunque di chioccia, di precettore, ma ragazzi, queste sono figure che sono abituate a palcoscenici come quelli di Bayern Monaco, eccetera, eccetera. Quindi dicevo, figuriamoci se queste figure si rilegano a un ruolo di gregario, comunque secondario. Io credo di no, e la Fiorentina, a parer mio, fa bene anche per una questione morale di progettualità a staccarsi da questo, come l'ho sempre definito io, cordone ombelicale che ha verso il francese. Con questo, ovviamente, onore alla sua carriera, onore alla carriera di Borca Valero e di tutti quelli che sono passati alla Fiorentina, ma come ho sempre detto, la Fiorentina va sempre avanti, non ci si può fermare a guardare indietro al passato, eccetera, eccetera. Bisogna sempre essere un passo avanti alle altre squadre, un pochino modello stile Atalanta, che non ha guardato in faccia Papu Gomez e gli ha detto bene, vuoi andartene? Vai pure, noi continuiamo senza. Hanno lanciato Pessina e come vedete pare che questo Pessina qualcosa di buono sia con l'Atalanta che con la Nazionale lo stia facendo. Ci rivedremo poi domani ragazzi per un video più che riguarderà l'aspetto tattico del prodo di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina, vedremo un po' come ha giocato con lo Spezia, che moduli usa, quali sono le sue tattiche in campo, quello che ha fatto nella sua carriera da allenatore. Quindi mi raccomando, voi mettete anche mi piace al video, restate sintonizzati per il video di domani, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo sempre sempre. Forza Viola, ciao ragazzi!